Bene, allora, intanto restiamo in attesa di collegarci con Marcello Cannizzo, però intanto è venuto a trovarmi in studio Totò Burrafato. Buon pomeriggio Totò, grazie per essere con noi. Volto noto ormai di Casa Minutella, ma anche dei tanti che seguono su Videoregione i nostri Talk Sicilia. Intanto grazie per essere qui. Grazie a voi. Allora, lo ricordiamo, sono passati 40 anni dal giorno in cui papà tuo è stato ucciso. C'è stato un omicidio e sono passati 40 anni. Insomma, sembra ieri, e invece sono 40 anni. Giusto domani fa 40 anni dal giorno in cui per vile mano mafiosa mio padre a Termini Imerese perdeva la vita. Ricordo a te, ma a tutti i telespettatori, mio padre non era un eroe, ma era un poliziotto della polizia penitenziaria. Ai tempi si chiamavano agenti di custodia e prestava servizio al carcere dei Cavallacci di Termini Imerese. 40 anni fa, per un disguido legato alle procedure interne al carcere per le notifiche di atti di restrizione o meno, transitava da quel carcere Leo Luca Bagarella e dopo l'incontro con mio padre ebbe modo di segnarne la fine, dando il via libera a questo omicidio. Ed è chiaro che domani, per quello che ci riguarda, è un giorno importante. Lo è ogni giorno della nostra vita nel quale registriamo l'assenza di un genitore e di un padre che mi è stato sottratto prematuramente. Però è chiaro che le cifre tonde, il 40° anniversario, mi pone una grande ansia e una grande attesa, perché commemorare il proprio genitore non è mai facile, soprattutto perché in queste settimane inizia il refrain dell'arrivi del 1982, che tutti noi ricordiamo per i fatti belli, i mondiali di calcio. Quella squadra azzurra che vinse in Spagna i campionati del mondo. Però al contempo io invece la vivo per la parte più brutta, più che mi ha segnato profondamente la vita e che mi porta ancora oggi a tentare ogni giorno di rinverare la memoria di mio padre. E dico che è un esercizio difficilissimo. Commemorare Falcone e Borsellino è facilissimo. Viene scontato, c'è una messe di iniziative importanti e vanno tutte bene, benissimo, ed è giusto che si facciano. Però poi quando tu provi da solo a voler rappresentare la storia a tua figlia che non l'ha mai conosciuto, alla tua comunità che ogni tanto forse dimentica, al suo territorio natale che era Nicosia, ai siciliani che qualcuno ha perso la vita per questa terra e per fare il proprio lavoro, è difficile perché ti ritrovi da solo a tentare di farlo. E quindi io ringrazio pubblicamente te, Massimo, per la disponibilità che mi dai, ma anche il blog Sicilia che mi è stata vicina in questa esperienza. E quindi sono davvero sul pezzo e sono in grande tensione perché spero domani di poter rendere merito ed onore ad un servitore dello Come? Stato. Cosa farete domani? E domani alle 9:30 sarà celebrata una santa messa dentro il carcere, perché il carcere di Termini Imerese, che porta il nome di mio padre, che è medaglia d'oro al valore civile ed è vittima del dovere, domani alle 9:30 sarà celebrata una santa messa in suo suffragio. Alle 21 abbiamo provato a rimettere insieme un minimo di approfondimento, non che ne mancassero, non che non ce ne fossero stati abbastanza, però io penso che riguardare le cose con la prospettiva termitana, con la prospettiva del carcere, con la prospettiva degli agenti di custodia, del rapporto tra il poliziotto e il recluso e la comunità esterna, era molto importante. E quindi, grazie a tutta una serie di amici che si sono messi in mezzo per toccare i tasti importanti delle relazioni per farli venire a termini, avremo il procuratore di Messina, De Lucia, Maurizio De Lucia. Qualcuno mi dice: ma che c'entra? Chi non lo conoscesse, il procuratore De Lucia è stato il pubblico ministero che ha retto l'accusa nel processo nel quale poi è stato dato merito ed è stata fatta giustizia sull'uccisione di mio padre. Abbiamo chiamato Francesco Lalicata,
per tentare di fare una cosa che tutti sappiamo, ma che è bene ricordare: gli anni Ottanta, la seconda guerra di mafia, i morti ammazzati, quel clima terribile che ci ha visto protagonisti di una cosa incredibile. Scusami, apro e chiudo una piccola parentesi. Tutti parlano di mafia ed antimafia. Io quello che continuo a vedere, a registrare, a guardare con particolare attenzione è che questa lotta è stata una guerra civile fra siciliani. Da una parte c'erano i buoni, quelli che hanno pagato con il prezzo della propria vita il loro impegno a fare il proprio lavoro, a cercare di smascherare i mafiosi e quindi i vari Falcone e Borsellino, tra cui ci aggiungo all'ultimo posto mio padre. L'unica eccezione in questa sfilza di nomi, Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie. Tutti gli altri, i nemici, i cattivi, quelli che lavoravano per il male, anche loro tutti siciliani. Quindi una guerra civile fra siciliani. Il terzo aspetto, il terzo soggetto, il terzo punto di contenuto di questa iniziativa pubblica di domani sera è la presenza di Liri Abate, direttore dell'Espresso, al quale lo aspettiamo anche perché vorremmo ripigliare un tema che in qualche maniera è rimasto sottaciuto negli ultimi anni: il ruolo dei pentiti nell'affermare la verità. Io lo dico perché vengo da quell'esperienza. Per 15 anni non ho saputo nulla dell'omicidio di mio padre, fin tanto che uno dei tanti pentiti di mafia, improvvisamente, spontaneamente, senza alcun interesse specifico, iniziò a dire com'è andata quella vicenda. Se non ci fosse stato quel pentito di mafia, io forse sarei ancora qui ad inseguire una verità che oramai però è stata conclamata dalle aule di giustizia della Corte d'Appello di Palermo. C'è una piccola clip che vi facciamo vedere che riassume un po' il racconto da un altro punto di vista, che è quello della tua mamma, e della vedova, appunto, perché poi si parla sempre giustamente di chi va via, ma a volte ci si dimentica del dolore del racconto di chi rimane. Prego. Va bene tanto, 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 una cosa meravigliosa. Io veramente non potevo manco uscire, che mi veniva da piangere sempre, sempre da piangere, piangere, piangere in continuazione. Mio figlio come si comportava? Che subito piangeva, non se lo poteva levare mai davanti a suo padre. Poi avevamo questo divano e lui si metteva là sempre a piangere: voglio papà, voglio papà, voglio papà. Mio marito mi teneva, cioè, che non mi voleva dire proprio tutte le cose, che io mi spaventava, perché il direttore delle volte lo chiamava di notte, dice: Burrafato, viene, dice che hanno telefonato. Ma queste cose capitavano spesso, non è che capitavano una volta sola. Ma io ci devo andare, dice, perché mi ha chiamato il mio capo e ci devo andare. Lui parte e se ne va sempre. Non rifiutava mai niente quello che ci diceva il direttore. Questo è un piccolissimo estratto di un video che è stato realizzato, Dodò. Sì. Ti ringrazio per averlo anticipato qui oggi. Devo dire che mia madre, che ora ha la veneranda età di 81 anni, non ha mai voluto rilasciare nessuna intervista, non se l'è sentita mai di affrontare un microfono. In occasione di questo 40° anniversario, con la voglia di rendere merito e onore al lavoro di mio padre, in maniera quasi furtiva ha avuto modo di parlare con Piero Messina, e da lì la voglia di strapparle qualche parola. Da quelle parole io penso che vengono fuori due cose: il grande amore per mio padre e il grande senso di affetto che lo legava a mio padre, il senso delle istituzioni di mio padre, che, come dice mia madre, era sempre uno pronto a fare il proprio lavoro e a ritornare anche di notte al bisogno, al carcere dei Cavallacci di Termini Imerese, e mi spiace anche doverlo sottolineare, il travaglio, il trauma, la difficoltà che vive qualunque figlio a 16 anni che perde il padre senza una giusta ragione, se lo vede sottratto alle 3 del pomeriggio all'inizio di una partita di calcio. Zoff Gentile Gabrini,
Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni e Graziani. Italia campione del mondo. E in quel giorno ci fu Italia-Argentina. Italia-Argentina, esatto. E allenatore Enzo Berzot. E allenatore Enzo Berzot. Allora, domani si ricordano questi anni che sono passati, 40 per l'esattezza, dal giorno in cui è stato fatto fuori Antonino Burafato. Volevo semplicemente dire che ci aiuterà nella... Con il dove suo... si terranno questi si ricordi? Terrà nel luogo dell'eccidio, piazza Sant'Antonio di Termini Imerese, sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio che ci ha gentilmente messa a disposizione Don Antonio Devoto. E la cosa che mi fa piacere è che condurrà o modererà la serata il direttore di Blog Sicilia, Manlio Viola, a cui vanno i miei sentimenti sinceri di gratitudine. Grazie, grazie a te Totò per essere stato con noi. Allora, non so se la regia mi può dare informazioni sulla possibilità di poterci collegare con Marcello Canizzella. Mandiamo una clip e poi rientriamo in studio per i saluti finali e vediamo di capire se riusciamo a collegarci con Marcello. Sostengono gli eroi. Se il gioco si fa turbo da giocare, beati loro poi. Se scambiano le offese con il bene, succede anche a noi. Di far la guerra e ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole. L'ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. Compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Tornerò all'origine e torno a te, che sei per me essenziale. L'amore non segue le logiche, ci toglie il respiro della sete. Mentre il mondo cade a pezzi, compongo nuovi spazi e desideri, appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Tornerò all'origine e torno a te, che sei per me. Eccoli là i Badaboom, Alessandro e Giuliana con l'essenziale. Ci colleghiamo con Marcello Cannizzo, che è un imprenditore della musica che sta lavorando alla realizzazione di una serie di concerti che arriveranno questa prossima estate, quest'estate che è già in corso. Ciao Marcello, buon pomeriggio.
Ciao Massimo, ciao, grazie Grazie. dell'invito, grazie. Grazie a te per essere con noi. Allora, Marcello, proviamo a tenere il telefono quanto più fermo possibile. Ok. Allora, un po' di concerti. Partiamo subito con la bomba. Torna finalmente live in giro per il mondo, ma arriverà in Sicilia. Eros Ramazzotti, raccontaci. Sì, questa è, diciamo, una grande anteprima sotto tutti i punti di vista, perché lui anticipa questo tour che partirà per l'Italia da Agrigento, dalla stupenda cornice della Valle dei Templi, Sì. e poi prosegue con l'Arena di Verona per queste uniche date che poi, insomma, toccheranno un po' tutto il mondo. E sicuramente avere l'opportunità di battezzare un tour dalla nostra bellissima regione penso sia la cosa assolutamente bella e interessante, Abbiamo una locandina, la sia da facciamo punto. vedere per favore, così. Sì. Vai, vai, continua, prego, continua. Quindi un tour importante, un tour mondiale che parte proprio per. Ce lo siamo persi, vabbè, ve lo dico io. Eros Ramazzotti parte con il suo tour mondiale proprio dalla Sicilia, da Agrigento. Mi ridate la locandina, eccola qua, il 17 e il 18 di settembre, proprio presso il teatro che verrà realizzato per l'apposito evento al Teatro della Valle dei Templi ad Agrigento. E i biglietti sono già in prevendita nelle rivendite e nelle prevendite abituali. Ramazzotti arriva peraltro con un nuovo disco e c'è un video che sta girando adesso in cui è tornato a fare squadra, se così si può dire, con Michelle Hunzinger e con la figlia Aurora. Poi Manuel Agnelli il 5 agosto sarà al Castello di Donna Fugata a Ragusa alle 21:30. Il tour di Manuel Agnelli come solista senza i suoi After Hours, il coach di X Factor, che quest'anno non sarà ad X Factor, ma che comunque torna a fare musica. Biglietti anche questi in prevendita il 5 agosto del 2002. E poi c'è ancora un'altra data, che è quella di Nino D'Angelo, che torna in Sicilia esattamente per i 40 anni dal suo successo di Nugginz e la maglietta. Il 6 di agosto sarà a Castellammare del Golfo, al Piazzale Stenditoio. I biglietti sono già in prevendita anche in questo caso. E poi ancora il nostro sicilianissimo Roberto Lipari con Non ce n'è comico, che parte il 26 luglio a Catania alla Villa Bellini. Il giorno dopo sarà ad Agrigento, al Tempio di Giunone, il 30 di luglio al Castello di Donna Fugata a Ragusa, il 31 di luglio a Noto nel cortile del Collegio dei Gesuiti. Anche questi biglietti sono in prevendita. Ho detto tutto io, Marcello, mentre tu non c'eri Sì, e attendo. scusami, purtroppo Prego. qui è una zona che prende un po' Va male, bene, poco quindi importa. forse è Senti, caduta la linea. allora ricapitoliamo: Manuel Agnelli, Roberto Lipari, Nino D'Angelo ed Eros Ramazzotti. Insomma, arriva tanta buona musica, tanta buona comicità. Da 1 a 10 quanto è difficile fare questi eventi? Non possiamo avere la risposta. Lo saluto Marcello, perché oggi è stato complicato collegarsi con lui.